ancora il maestro di noi tutti, Giulio Signore. Con lui l'abbiamo tenuto per ultimo perché doverosamente lui è il decano degli Amici Breviani, ha lavorato con Brera in quella splendida palestra di giornalismo e di grande umanità che era Il Giorno di Italo Pietra e non solo. Grazie. Giulio. Posso cominciare? Sì. Vedo che tocca a me andare in gol e concludere questa azione, questa lunga operazione. Mi sono chiesto in questi giorni cosa avrebbe, come avrebbe definito Brera José Mourinho, e penso che, potesse dire che si tratta dell'ultimo grande allenatore italiano vivente, italiano nel senso che ha adottato tutti i grandi principi della scuola italiana del calcio e li ha resi assolutamente efficienti. In fondo perfino Lippi ha detto che potrebbe ispirarsi a Mourinho e alla sua Inter, però ha precisato che avrebbe voluto che i suoi fuoriclasse si convincessero a sacrificarsi per il bene comune. Però non si sa chi siano i fuoriclasse dei quali Lippi dispone. Ma comunque torniamo a Mourinho. In fondo Mourinho non ha fatto che adottare per l'Inter la formula Piazzotta 1982, una grandissima difesa aveva Piazzotta e un Paolo Rossi indiavolato, un Paolino Rossi che segnava gol, che inventava calcio, che inventava gol. Mettete Milito al posto di Paolino Rossi ed avrete la più grande, la più forte squadra in questo momento al mondo. Ho fatto un'altra considerazione, che ai campionati mondiali che ormai sono vicini non ci sarà nessuna squadra in grado di eguagliare l'Inter. Avremo un campionato mondiale in cui le rappresentative nazionali saranno forse per la prima volta inferiori a molte squadre di club, e non so questo possa essere definito quel deplorevole calcio spettacolo di cui parlava prima il nostro amico. Ma tornando a Brera e a questo piccolo libro che lui aveva scritto anni fa e alla cui presentazione io ho partecipato in un grande albergo milanese, era un libricino che lui aveva scritto con il consueto impegno, anche se si trattava di una pubblicazione legata alla pubblicità di un'azienda che produceva televisori. Ma questo era il grande insegnamento di Brera, che non ha mai trascurato di impegnarsi a fondo, anche se si trattasse di scrivere due righe che non avesse una grande importanza agli occhi di tutti. L'aveva per lui ed aveva messo insieme questi suoi ricordi di campionati mondiali, ai quali aveva assistito. Il primo campionato mondiale al quale aveva assistito era stato nel 1954 in Svizzera, e lui stesso ricordava una partita giocata dall'Uruguay che lo aveva illuminato su quello che poteva essere il calcio del futuro, del presente in quel momento, ma soprattutto del futuro. Quell'Uruguay che è una piccola nazione sudamericana, una specie di Svizzera incastonata fra Argentina e Brasile, aveva fatto del calcio aveva costruito un calcio assolutamente razionale e adatto ai suoi pochissimi
mezzi apparentemente in apparenza pochissimi e deboli, e tanto da, però era riuscito in Uruguay a vincere i campionati mondiali del 1950, battendo i brasiliani al Maracanã e provocando una specie di tragedia nazionale. Brera aveva poi vissuto il calcio con lo spirito di chi, appassionato studioso di Kant, voleva razionalizzare qualsiasi cosa, anche il gesto sportivo, non gli era mai riuscito. E alla vigilia della partita dell'Italia con la Corea del Nord aveva scritto che se l'Italia avesse perso lui avrebbe smesso di fare il giornalista sportivo. Per fortuna non ha tenuto fede a questa minaccia ed ha continuato a scrivere e a scrivere cose memorabili tanto sul calcio quanto su qualsiasi altro sport. Un altro pronostico aveva sbagliato clamorosamente ed era quello del Mondiale 1982 in Spagna. Aveva scritto che la squadra di cui disponeva Peugeot non sarebbe, avrebbe molto faticato a superare il girone iniziale e non sarebbe più andata avanti. Invece è successo quello che sapete, anche perché i brasiliani, ai quali bastava un pareggio con l'Italia per passare il turno, avevano voluto strafare ed erano stati puniti dal diabolico ingegno goleadoristico di Paolino Rossi. Ma a proposito di questo mondiale, c'è un episodio che ho scoperto da non molto. Sapete che San Zenone, il suo paese, c'è una chiesa dedicata a San Bartolomeo e nell'ultima domenica di agosto, quando appunto cade il giorno di San Bartolomeo, viene organizzata una grande processione. Gianni Brera aveva preso questa occasione per partecipare lui stesso alla processione, alla fine del quale avrebbe recitato un mea culpa, chiedendo perdono a tutti i suoi lettori, i suoi compaesani e tutti coloro che conoscevano per aver sbagliato clamorosamente quel pronostico. Per fortuna la processione è stata colpita da un temporale terrificante che ha indotto tutti i partecipanti a rifugiarsi da qualche altra parte, e a Brera è stata risparmiata questa umiliazione. Probabilmente da Giove, sapete che Giove era il dio che possedeva il potere di lanciare fulmini e saette e scatenare temporali, e sicuramente ha voluto salvare un fedelissimo del suo culto olimpico prima che dovesse subire un'umiliazione del genere. Vedete, con Brera ho lavorato anni e anni, e anche quando lui ha lasciato il giorno, dopo che io ne ero diventato caposervizio, ha continuato a telefonarmi e a sollecitarmi tutte le volte che ci incontravamo, ed era abbastanza spesso, dicendomi: Giuli, mi raccomando la tecnica. Era quello che in un giornale non sportivo, ma che aveva una forte pagina sportiva, doveva essere privilegiato.